Una carriera esemplare che ha attraversato sempre con crescente successo, dalla seconda metà del secolo scorso ai giorni nostri, generazioni, mode e stili. Grazie alle sue raffinate capacità interpretative, evidenziate da una voce elegante e musicale, che rende con sobrietà ed efficacia il verbo teatrale. Le sue partecipazioni al Positano Teatro Festival hanno creato un particolare rapporto con questa città, perpetuando quello stesso legame che hanno avuto con Positano due tra i suoi maestri, quali Franco Zeffirelli, con cui debuttò sulla scena, ed Edoardo De Filippo, due grandi personalità del teatro a cui il suo nome è indissolubilmente unito. Premio Bistrice, città di Positano 2017, a Paolo Graziosi. Chiedo al sindaco di aggiungerci, Paolo, vuol dire qualcosa? Confuso e emozionato, non mi aspettavo questo gesto da parte dell'amministrazione di Positano e da parte di tutti i dirigenti di questo meraviglioso piccolo festival che va avanti con tanta energia grazie al lavoro di Gerardo D'Andrea. Anzi, lo ringrazio particolarmente. Vedo già un piatto stupendo, meraviglioso. Allora, io direi sindaco, che naturalmente il sindaco di Positano, Michele De Lucia, ti consegna questo piatto che è di artigianato locale ed è una opera di Sosò, bellissimo, fatto a mano, meraviglioso. Buonasera a tutti, è veramente un piacere consegnare la Bistrice, che è il nostro segno di Positano, no? Uno dei nostri simboli, di cui siamo veramente fieri. Stasera avete dimostrato tutta la straordinaria bellezza del nostro teatro napoletano e non solo. Però devo fare un appunto a Martina stasera. Purtroppo stasera sei stata capace di convocare su questo palco tutti i moscerini, ma non sono quelli di Positano, quelli della Campania, quelli dell'Italia, ma moscerini internazionali sono venuti su questo palco, da tutto il mondo, veramente una cosa veramente straordinaria. Non so se il vestito e la tua bellezza, non lo so se era per il premiato, per l'attrice che insomma si è fatta addirittura sparare, per cui veramente una cosa straordinaria è avvenuto su questo palco stasera. La quale mi collabora con me già da diversi anni. Sono 33 anni che mia moglie, sì, ma quasi. Vorrei anche chiamare mio figlio che è qui con ha me, ha collaborato con noi, Davide, che mi ha aiutato. Vorrei
famiglie teatrali poi sono quasi bellissime. Tutta la famiglia. Tutti insieme, basta. Bene, io a questo punto veramente vorrei ringraziare tutti. Ringrazio Pinu Putur che mi veste, il sindaco, capisci? Diciamo che può fare su e nasce dà dei vestiti veramente belli. Io ringrazio tutti e a questo punto direi che possiamo anche salutarci a domani sera. Seguiteci, noi saremo sempre qui fino al 7 e speriamo che continuiate a venire come siete venuti fino adesso. Dimmi Gerardo. Certo, ecco, non andate via, che come dice Gerardo c'è una sorpresa culinaria, per cui possiamo scendere però dal palcoscenico.